Questa mattina a Battipaglia, Eboli, Ponte Cagnano e Rocca d'Aspide i carabinieri della compagnia di Agropoli, in collaborazione con quelli delle compagnie del comando provinciale di Salerno, hanno dato esecuzione a 7 decreti di fermo nei confronti di altrettanti stranieri di nazionalità marocchina ritenuti responsabili del reato di furto aggravato in concorso. Nel medesimo contesto sono stati eseguiti 10 decreti di perquisizione nei confronti dei destinatari dei provvedimenti restrittivi e di altre persone indagate per ricettazione. I decreti scaturiscono da un'indagine supportata anche da attività tecniche avviata nel mese di gennaio, che ha consentito di accertare l'esistenza di un sodalizio criminale con base operativa nel comune di Eboli, in località Campolongo e Cornodoro, dedito alla commissione di furti ai danni di abitazioni, aziende agricole ed opifici delle province di Salerno, Avellino e Potenza, nonché della successiva ricettazione della refurtiva in alcuni comuni della provincia di Napoli. 80 i furti accertati commessi tra il dicembre 2017 ed il febbraio 2019. Il tema è scottante per il territorio cilentano e per la collettività cilentana in questo momento, quello della frequenza di furti in appartamento, di furti insomma in aziende agricole, in uffici. Siamo bersagliati, io ricevo quotidianamente notizie di reati di questo tipo. Il fatto di aver individuato un primo gruppo di autori di questi furti ci dà fiducia anche per gli esiti successivi, futuri. È un'operazione molto importante questa, anche perché si è svolta rapidamente, considerando comunque un fenomeno sempre più emergente che è quello dei furti in danno delle private abitazioni, degli opifici, insomma delle autovetture. Certo, ha messo in risalto quella che è un'idea che noi già abbiamo, quello che spesso queste attività vengono fatte da gruppi di persone che possono essere più o meno organizzate a secondo, ma molto spesso stranieri, quindi che si muovono velocemente sul territorio, che non hanno neanche una dimora fissa, quindi è anche complicato non soltanto anche con l'attività tecnica riuscire prima ad individuarli, successivamente a seguirne gli spostamenti ed anche quando sono stati intercettati, tant'è vero che molti furti sono stati anche sventati, oltre a aver poi recuperato la refurtiva, e si sono dimostrati particolarmente violenti. C'è del caso che hanno reagito nei confronti di un nostro militare colpendolo violentemente, perché poi, come dicevo prima, quando i militari si trovano in intervento, molto spesso è soltanto una pattuglia, due, su un territorio così vasto non è semplice poi coordinare massivamente tutte le forze, soprattutto tutti i giorni per 24 ore. Si è trattato di un'attività che ha consentito di disarticolare un vero e proprio gruppo organizzato, particolarmente agguerrito, che sul territorio saccheggiava, e questo è il termine da utilizzare, aziende agricole, abitazioni rurali, estive e non solo, allargandosi anche in altre aree della regione, addirittura fuori regione, come il Procuratore della Repubblica ha sottolineato nella conferenza stampa. La conoscenza del territorio, ma soprattutto lo sviluppo dei dati investigativi e chiaramente il coordinamento tra le parti, perché è giusto che venga sottolineato anche l'impegno della Compagnia di Vallo, della Compagnia di Eboli, di Battipaglia, che ci hanno coadiuvato, hanno sostenuto anche nelle attività di riscontro con il recupero della refurtiva, il sequestro di gran parte delle derrate alimentari, ma anche dei mezzi, in qualche occasione anche di armi, è stato possibile grazie a un intervento congiunto e massiccio da parte di tutti i reparti. Le attività tecniche chiaramente hanno fatto la parte importantissima anche in questo tipo di indagini, perché ovviamente poter monitorare in tempo reale i soggetti che si spostavano sul territorio e analizzare le loro conversazioni chiaramente ha rappresentato un aspetto assolutamente prezioso e fondamentale anche in questa inchiesta. Tra gli arrestati anche l'autore dell'aggressione a un vostro militare. Questo è uno degli aspetti più importanti dell'esecuzione dei provvedimenti di questa mattina, a testimonianza che lo Stato esiste e che in ogni caso non può consentire che certi avvenimenti gravi, anche particolarmente violenti, possano consumarsi sul territorio, ma soprattutto ai danni di persone in uniforme che operano, si dedicano in maniera costante, con passione e con amore al loro lavoro, per il territorio, per la popolazione e per i cittadini.